andiamo a prendere l'ultima fottutissima lana. Oh mio Dio, ma sono completamente cieco. Scappa, Step! Corri! Che cazzo è sta roba? È il mondo di Hello Kitty. Questo è Epni e bentornati in questo 20° episodio della serie di Minecraft CTM Monstrosity. Nell'episodio precedente, che trovate in descrizione, avevamo creato un po' di portali che purtroppo non avevano portato a niente ed era stato più o meno un episodio di transizione. Stiamo volgendo sempre più al termine della serie e oggi, ragazzi, andremo alla ricerca della lana nera, ma prima dobbiamo riportare a casa blu e rossa. Ci riusciremo? Non lo so, buona visione. Eccoci qua, sempre nella nostra zona. Bene, cesto, ho lasciato un bel po' di cose, ma sinceramente penso che rimarrà tutto qua. Semmai mi prendo un secchio d'acqua, che potrebbe servire, non si sa mai, e quasi quasi trasformo il blocco di diamante. Che ne pensate? Potrei farmi gli scarpini e non è poco. Vaffanculo. Questo posto, come vedete, è abbastanza pericoloso, quindi voglio andarmene via il prima possibile e voglio provare, come vi ho detto, a tornare a casa a riportare queste due lane. Non la black, non la blu, ma la brown. Mi confondo ogni volta. La strada per tornare teoricamente non dovrebbe essere neanche difficilissima, considerando che... Aspetta, ma come faccio da qui a arrivare lì? Ok, così. Occhio, perché qui c'è il creeper invisibile sempre. Lo vedo, lo sento. Come scendo adesso? Ah, c'è la scala. Benissimo, perfetto. Di qua non dovrebbe essere difficile tornare a casa, perché la strada dovrebbe essere una sola, o almeno credo. Tanto spiegatemi cos'è sta musica a 700.000. Questo qui era il centro, giusto? Se facciamo un collegamento di cobblestone, tagliamo e facciamo prima, che non sarebbe neanche male, tutto sommato. Aspettate, dove caspita porta qua? Blocca sto robo. Secondo voi riesco ad andare? Che c'è sta qua? The monstrosity is waiting. Warning, there is no turning back. Oddio, devo salire qua? Mi sa di sì, sai. Mi sa proprio di sì. Ci sono tipo dei blades infuocati invisibili. No. Beh, chiudi. C'è qualcosa che non mi torna qua. Ragazzi! Oh mio Dio, ma sono completamente cieco! Ho un portale sotto ai miei piedi, lo vedete? Un portale dell'End sotto ai piedi. Ok, questa è una cosa abbastanza figa. L'abbiamo trovata completamente a caso e questo è anche decisamente culo. Ci sono troppe cose che mi sparano addosso, quindi devo fare il giro. Ragazzi, portiamo a casa queste lane e dopo entriamo nel portale. Se non c'è la lana nera, mi immagino dove possa averla messa, perché non c'è altro posto. Cioè, o lì. Ma la vera domanda è come ho fatto a non vederlo fino ad ora. Cioè, porca troia, ci sono passato mille volte. Vabbè, ragazzi, l'importante è averlo visto. Quando non importa, l'abbiamo trovato, no? La serie potrà avvolgere al termine se c'è la lana nera. Nel frattempo mangio la carne di capra cruda e tutto va bene così. Ragazzi, sono veramente al settimo cielo, che sta per terminare questa serie, che va avanti da tantissimo. Così che insieme potremo riniziarne un'altra, magari anche un pochino più carina di questa, perché questa qui in alcuni punti era un po' noiosa. Il ponte che ho percorso è questo qua. Mi sembra proprio di sì. Senti a dove mettiamo i piedi. Non ci facciamo colpire dai ghast soprattutto. Mi ricordo il primo episodio che abbiamo trovato il Nether qua, che c'era un degenero più totale, che ho detto no ragazzi, non ce la farò mai. Ed effettivamente lì per lì sembrava impossibile. Poi man mano che studi il posto capisci che non è proprio difficilissimo. Aspettate che levo sto spawner qua nel mezzo, che non mi dà per niente fiducia. Adesso dobbiamo solo percorrere la strada qua del ponte vetrato, che è anche pericoloso tra l'altro, e poi rifare lo stesso coso al contrario. Quindi non moriamo adesso, entriamo nel portale, che spero non si sia buggato per colpa mia quando ho creato il terzo portale della mappa. Incrociamo le dita, non si... per piacere, casa! Sì, detto fra me e voi, è più semplice di ciò che pensassi tornare a casa. Vi ricordo che l'ultima volta per colpa del portale siamo morti, no? Perché il portale deve essere l'unica via d'uscita. Mettiamo brown core al suo posto e red core nel suo posto qua. Manca solamente, tra virgolette solamente, la lana color nero. Io dovrei avere un inventario abbastanza buono per affrontare l'End, però come c'è scritto lì non c'è via di uscita, cioè non c'è ritorno. Non ho preso il blocco di diamante perché sono un coglione di... Vabbè, mi arrangerò con gli scarpetti del cavolo. Tanto c'è il fuoco, vero, nell'altro mondo? No, non c'è il fuoco. Proviamo a mettere sti qua, dorati. Lascia un po' di cose inutili, l'Ender per potrebbe servirci. Fire resistance, direi di no. Portiamolo comunque. L'arco e le frecce ci sta, dovrebbe esserci il drago, considerando che è un End. E ho tre frecce e basta. Che bello. Mi sa che non porto il raw mutton, ma porto il cooked fish. Quindi niente carne di capra stavolta con me. Dai, uno portiamocelo. Un pezzettino di carne di capra porta fortuna. Lascia sti troiai inutili. Semmai prendi le 8 mele d'oro, ce le portiamo tutte. Boh, ragazzi,
È tempo di tornare indietro, da tantissimo che volevo farlo. Andiamo a prendere l'ultima fottutissima lana. Sinceramente non so cosa aspettarmi, se qualcosa di terrificante, considerando che c'è il cartello con scritto la mostruosità ti aspetta, oppure un semplice end con il drago e basta, ma dubito che ci sia solo il drago. Il vero problema è se c'è il drago e anche altra roba. In quel caso potrebbe essere tosta da passare. Ma noi ragazzi non ci siamo mai arresi, in 20 episodi abbiamo dato il meglio di noi, si era anche buggata la mappa, sta laggando tutto, se cado di sotto non è colpa mia. E adesso siamo di fronte o la vita o la morte, o il panino o il cacotto. Tutto sommato sono morto più volte a giro per la mappa che nel Nether, questo va sicuramente ricordato. Quindi, considerando che la speranza è l'ultima a morire, ragazzi, ce la faremo. Pam 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 parabam parabam. Parabam, parabam, bam, 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 come la lega dei Pokémon, sì, esatto. Io spacco, ragazzi, segno della croce e ci si butta nel Nether. Cioè nel Land, volevo dire. Oddio, un ragno gigante. Questo è l'emblema della mappa, The Monstrosity. Tip book numero 11. Non ne abbiamo mai letto uno, quindi leggiamo questo. Quest'area è composta di due stage, uno all'interno, uno all'esterno della mostruosità. Oh mio Dio, c'è scritto che ci sono gli scheletri sui ponti per raggiungerlo. Eccola qua, la pecora nera, il Black Core. Backstory, questa è la mostruosità. Ok, non sarà semplice, ma sarà brutale raggiungere il Black Core. Beh, ragazzi, che dire, considerando che partiamo già svantaggiati senza neanche un ponte, direi se che siamo fottuti, va bene? Io ho una enderpearl, ma la enderpearl non posso usarla, perché se la uso subito dopo non ha senso. Proviamo ad avvicinarci piano piano. Semmai metto il volume al massimo e capisco quando nasce qualcuno. Me l'ha fatto fare, oh mio Dio, di solito queste cose le affronto insieme a Surrey Vegas. Non nascere, non ora, ti prego. Ok, ci siamo, essere ci siamo, calmi, spacca lo spawn. No, spacca lo spawn. Va bene, l'hai rotto ed è già qualcosa. Adesso hai il problema che ti sta sparando il ghast. Ma dov'è? No, non dovevi picchiare l'Enderman. Non dovevi picchiare. Ma porca cazzo, cagna. Troppi scheletri, troppa gente. Troppa gente, via, vattene di sotto. Scappa, Step, corri. Mettiamo le cose in chiaro. Sapevi a cosa andavi incontro, vero Step? Sì, c'era il cartello con l'avvertenza: non c'è il ritorno. Non rompere la mia intersezione, o quello che è. Se non mi vede non mi può sparare, giusto? Teoricamente funziona così, non puoi colpire ciò che non vedi. Pensiamo un attimo, il problema non sono tanto i ghast quanto gli scheletri. Gli scheletri rompono veramente le palle. Iniziamo a lasciare degli oggetti qua che potrebbero servirci al nostro ritorno. Sì, dobbiamo considerare l'opzione di poterci morire, lo so. Bevo la pozione della resistenza al fuoco, che può far comodo, e volendo potrei bere anche questa qui della Night Vision. Che cazzo è sta roba? Attenzione che siamo nel mondo di Hello Kitty. Cosa ho combinato? Vabbè, ricordiamoci che ho l'acqua. L'acqua potrebbe aiutarmi in caso di fiamme, in caso di tante cose, in caso di casa, le Roi Merlin. Perché vedo così a merda adesso che ho bevuto la pozione? Non capisco un cazzo. Tu vai a morire, grazie. Suicidati, suicidati. Oh porca cazzo, muori, muori, è qui. Uccidilo, uccidilo, non cadere, non cadere, non cadere. No, 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 no. Spacca questo. Prima cosa spaccare quello. Bene, molto bene. Seconda cosa torna a casa. Sta crashando ogni cosa secondo me. Questo in poche parole è il mio rifugio antiatomico. Non so parlare. Per fortuna che tra 2 minuti finisce la night vision e non vedo più il mostriciattolo rosa là. No, non mi sparare stronzo. Perché ho portato solamente 3 frecce? Ne avevo sicuramente di più. Ragazzi, dobbiamo farci valere, dai. Non facciamo il caga sotto per una volta. Posso provare a correre. C'è sempre l'opzione di corsa. Non è proprio la più sicura. Anzi, non è la più sicura per niente. Vaffanculo, scheletri di merda. Oh santa madonna. Oh santa madonna. Ce la sto facendo, non so come, ma pian pianino ce la stiamo facendo. Sto spaccando tutti gli spawn schifosi. Scheletri, non avrete mai la mia fottutissima vita. Via, muori. Ok, c'è roba qua. Scendi, scendi, scendi. Lava, no, no, congela la lava. Bravissimo, Step. Vedete il secchio d'acqua serviva? Siamo dentro. Ragazzi, siamo dentro. Me la do immediatamente. Mettiti un materiale che non possano distruggere quegli stronzi. Grandioso, ci siamo. Con calma, siamo dentro. E mangio la mela d'oro, siamo circondati dai mostri di tutti i tipi. Ma che cos'è quello là? È un ghast gigantesco, è un ghast più grosso dei ghast del solito. Bene, dentro c'è la morte più totale. Ma via la night vision adesso, quindi non so se vedremo tanto peggio oppure no. Un po' di materiali, grazie a Dio, me li sono portati. E per fortuna ho il piccone. Mi permette di rompere anche l'ossidiana. Vedo dei blocchi di diamante sospesi. Tanti blocchi di diamante sospesi. E degli snowmen. Gli snowmen che mi salvano. Sono gli snowmen di Skyblock. Oddio, brucia tutto. Stai attento, Una cosa fondamentale, ragazzi, è aver ripreso il secchio d'acqua. Questo sarà utilissimo per salvarsi il culo. Là c'è uno scheletro. Vedo tantissimi blades. Tantissimi, cavolo. Teoricamente il primo stage, quello di completare il fuori, è fatto.
Vorrei poter provare a scendere un attimo qui. Devo iniziare a spaccare gli spawn, va bene? No, questo è di snowman, questo è buono. Prendi questo coso di diamante, bravo. Spawn di snowman, mi piace. Ho la pozione del fuoco, non dovrei morire in teoria. Riprendi un attimo l'acqua. Oddio, dove cazzo? Porca di quella trottola. Raga, no, 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 no. L'acqua, l'acqua mi ha salvato. Non ci credo, l'acqua che ho messo prima mi ha salvato. Questo è culo. Non posso fare fail. Ragazzi, non posso fare fail. Mangia, 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 esci. Mangia, esci. Riprendi vita. Riprendi vita piano piano. Oddio. Non siamo messi male, ma neanche benissimo, va bene? Oddio, qua dietro riusciamo ad andare. Io non ho capito dov'è la lana. Cioè, siamo dentro alla mostruosità oppure ancora no? Siamo ancora fuori. Di qua però risalgo. Ok, pian 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 pian. Piano, piano, step, piano. Il bello è che io adesso sono qua, tranquillo, no? In mezzo a tutti questi mostri. Quando avrò preso la lana, che tra l'altro non so dov'è, come cavolo ci torno a casa? Ragazzi, se la lana è qua dentro, noi dobbiamo riuscire a risalire per forza in qualche modo. Spero non sia laggiù verso il basso. Avete visto che infame, hanno messo gli spawn malvagi al centro e hanno messo tutto all'esterno con gli dei snowman, che tra l'altro mi sa che non nascono più. Vabbè, io mi chiudo. Che cazzo è la mia zona sicura? È là sopra? Non lo so, forse sì. Eccola qua, sì, ci siamo, ci siamo. Siamo tornati nella zona sicura, vaffanculo. Ragazzi, io direi che questo 20° episodio termina qua. Probabilmente il 21° sarà l'ultimo episodio della mappa. Volete la verità? Mi sto cagando addosso in questo posto, perché si può morire da un secondo all'altro e non è una cosa bella. Ragazzi, venga, se vi è piaciuto il video, grazie mille a tutti per il sostegno della lasciata la serie. È l'ultimo episodio, ragazzi, quindi sostenetelo, arriverà prima possibile. Ragazzi, venga, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, un pollice in su, condivisione, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, qua sempre tutto. Bye!